Il segreto del successo di questo festival sta anche nell'alchimia nata tra la showgirl svizzera e l'attore romano. Sintonia che lo stesso Favino ha saputo riassumere in una frase: questa donna è stata la mia colonna, la mia amica, la luce quando si faceva buio. Se il successo non è solo merito del talento dei singoli, ma dipende anche dalla sintonia che si crea nel lavorare insieme. La chiave degli straordinari risultati di Sanremo 2018 sta qui, nell'alchimia nata tra il dittatore Claudio Baglioni e le sue spalle, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Squadra che vince, si sa, non si cambia. E i tre sono apparsi uniti, seppur emozionati, fin dal fischio d'inizio. E ancora di più la showgirl svizzera e l'attore romano hanno saputo essere uno la forza dell'altra. Favino, al debutto da conduttore, non ha mai smesso di tenere la mano di Michelle, scalinata dopo scalinata, abito petaloso compreso. Lei non ha mai smesso di mostrargli i ritmi televisivi, conquistandolo serata dopo serata con la sua leggerezza. Il risultato? Un travolgente e passo a due sulle note di Despacito, ma anche trovare la giusta concentrazione per l'emozionante monologo finale, tratto dalla poco prima della foresta. Un'alchimia incredibile che lui, da perfetto gentiluomo, ha saputo riassumere in una dedica social alla sua compagna di palcoscenico: questa donna è stata la mia colonna, la mia amica, la luce quando si faceva buio. Grazie Michelle, ha scritto Favino, come didascalia una foto insieme, poco prima che calasse il sipario del The End. Michelle, invece, si è commossa durante l'ultima conferenza stampa alle parole di Capitan Baglioni: il merito grandissimo va a Michelle e Pierfrancesco, l'unico mio talento è stato l'essere andato a cercarli, aveva detto il cantautore. La 68esima edizione in termini di ascolti è stata così la migliore dal 1999. Ma anche la scoperta di un'ottima amicizia. Perché se è difficile immaginarli di nuovo sul palco insieme, almeno nell'immediato, è facile ipotizzare che Michelle e Pierfrancesco restino in contatto. Così succede dopo che si è stati protagonisti e artefici di quel circo storto e complesso ma così divertente e adrenalinico. Top Stories.